Il futuro ti assomiglia? È un progetto pensato per le ragazze e i ragazzi del quinto anno delle scuole superiori pugliesi con l'obiettivo di contribuire alla loro formazione. Un percorso che stimoli momenti di riflessione, spunti motivazionali e un confronto costruttivo con chi si appresta a fare delle scelte per il proprio futuro. Concetti chiave sono credere in se stessi, riconoscere e incanalare le emozioni, allenarsi al fare senza scuse. Il progetto è promosso dalla Fondazione Megamark del Cavalier Giovanni Pomarico, onlus del gruppo Megamark, azienda leader nel Mezzogiorno. La Fondazione è attiva da oltre 20 anni al fianco di chi ha più bisogno per diffondere il benessere, promuovere la cultura e sostenere le comunità del territorio. Il 22 e il 23 ottobre, alla Fiera del Levante di Bari, 2 incontri per 4.000 partecipanti al giorno. Insieme per parlare di futuro, di sogni e di emozioni, con chi ogni giorno supera delle sfide e oggi offre un punto di vista diverso. Ogni incontro darà voce a Massimiliano Sechi, che nonostante sia nato con una grave malformazione fisica, ha deciso di lavorare sulla sua forza interiore fino a diventare uno speaker internazionale ed essere ingaggiato come business coach da diverse importanti aziende. Nel 2018 è stato insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell'Onorificenza al Merito della Repubblica per il suo encomiabile esempio di reazione alle avversità, spirito costruttivo e impegno sociale. A Vincenzo Perrone, professore ordinario del Dipartimento di Management e Tecnologia presso l'Università Bocconi di Milano. Non è solo l'intervento di un docente di una nota università italiana, ma è anche la voce di chi può aiutare i ragazzi ad allargare la vista sul proprio domani. Autore del libro Il lavoro che sarai, che racconta il lavoro a chi ancora non ce l'ha e si sta preparando per trovarne uno. Un antidoto all'ansia che li prende quando progettano il loro futuro. Uno strumento per motivare scelte più consapevoli, sia da parte dei ragazzi che delle loro famiglie. A Maria Sole Ferrieri Caputi, la prima donna arbitro a dirigere una gara di Serie A. Nella vita alterna la passione per il calcio al lavoro da impiegata in un centro studi di diritto del lavoro e quello di ricercatrice all'Università di Bergamo. Esempio di grinta, determinazione e gentilezza, affermatasi in un settore poco diffuso tra le donne. E a Vincenzo Schettini, professore di fisica, noto per il progetto La fisica che ci piace. Oltre a essere molto seguito sui social e dai ragazzi, offre interessanti spunti per imparare oltre i banchi di scuola. Vogliamo aiutare le ragazze e i ragazzi a trovare il proprio posto nel mondo, ad affrontare le sfide di domani e credere in se stessi. Quindi niente scuse. La tua felicità dipende da te.